In tutte e tre le partite abbiamo approcciato molto bene le gare, questo è molto importante, e abbiamo cercato di controllare la partita come le vogliamo fare. Credo che ci siamo riusciti perché siamo stati pericolosi senza subendo veramente poco, questo è molto importante. E è chiaro che dopo purtroppo stavo cambiando sia Fiche che Rubens per l'ammonizione, ma purtroppo siamo rimasti in 10, dispiace, ma proprio lì la squadra ha dimostrato molto carattere, molta volontà, molta voglia di portare a casa una partita che si meritava di portare a casa, ma che era diventato difficile. Quindi complimenti ai miei giocatori per lo sforzo che hanno fatto, perché è chiaro che volevamo cominciare bene il campionato e quindi di questo piccolo inizio del campionato siamo molto soddisfatti. Spero di essere solamente non dico all'inizio del mio percorso, ma a metà percorso. Sono felice con i miei giocatori, sono felice col club, sono felice con i tifosi, quindi dobbiamo continuare così a lavorare con questa serietà, con questa serenità, con questa voglia di migliorare e di crescere. E poi dopo credo che abbiamo le qualità per toglierci qualche soddisfazione anche quest'anno. Devo dire che Fick stava facendo una grandissima partita, grandissime letture in fase di costruzione, grandissime letture in fase difensiva. Poi ha una caratteristica che è principale, che è quella dell'aggressività e della velocità. Poi sono d'accordo con te che devi capire qualche volta quando tra te e il pallone c'è l'avversario di mezzo, che forse è meglio aspettare un po' di più. Ma è un peccato perché lo stavo cambiando, avevo già preparato sia Kalulu che Pobega per fare i cambi dei due moniti, perché era l'unico modo per rimettere in gioco i nostri avversari e sarebbe stato rimanere in inferiorità numerica. È chiaro che sono situazioni che ci serviranno per migliorare. Dispiace non averlo per la prossima partita, questo sicuramente sì, ma sono contento che è ritornato in nazionale, quindi potrà godersi la nazionale e poi dopo lo ritroveremo, credo, in Champions. Faceva parte di una lista di giocatori che stavamo seguendo, poi dopo il mercato ti presenta delle situazioni. Secondo me, cioè, arriva una stagione un po' difficile a Firenze, ma è un giocatore di qualità, un giocatore di talento che ha dimostrato le sue capacità, quindi mi aspetto, l'ho sentito, mi aspetto un giocatore molto determinato, molto voglioso, molto felice di essere con noi, quindi ci tornerà utile sicuramente. Io mi aspettavo la palla più alta, però perché io era già sul secondo palo, poi la palla è arrivata sui miei piedi più bassa, però i miei occhi erano già sulla porta, quindi secondo me è un movimento di istinto. Sì, è sempre un momento bello perché loro sono la nostra forza, una forza in più, e sempre che faccio gol cerco sempre di festeggiare con loro. Lui cerca sempre di aiutarmi in questo aspetto qua perché secondo me è una forma di stare più in partita, di stare sempre attivo, rincorrere, poi alle volte posso recuperare pallone e partire e anche senza palla aiutare più la squadra perché se siamo più compatti così è più difficile di loro fare gol. Il metodo di nostro mister è di pressare quasi tutta la partita, di stare sempre in gioco. E la difesa comincia dagli attaccanti. Se facciamo una bella pressione lì, prendiamo la palla, siamo vicini alla porta degli altri per fare gol, di essere aggressivi. Penso che per noi attaccanti è meglio così do che aspettare e poi attaccare gli altri. E quello che diceva, per noi attaccanti è più bello di difendere lì vicino alla porta dell'avversario. E perché lì possiamo prendere palloni e fare gol. We are very very happy to get the win today and also the last games. So I think we started very good in the season. The season is still long, but we did very well now. So we will try to keep to continue like this and even to do better and improve a lot. Yes, as they are very strong, but I think as a defender you have to be strong as well. Don't make the life easy for them. We tried our best, and as well, we have to work with the team. It's not only the center backs or the defenders, also the midfield have to close the passes, and they did very well. So we did very well, I think. Of course, we conceded one goal, but I think we can do better with 10 guys. But I think we did well. Yes, the team is very good together. Everybody comes is very good with each other. So I think even the guys who are not playing right now, they try to motivate everybody, and I think we are on a really, really good way to perform a really strong team and together as well, off the pitch and on the pitch.